Ciao a tutti, benvenuti. In video di oggi voglio farvi vedere una variante del réglame da realizzare. Molto semplice, molto pulito, facilissimo da fare, però nello stesso tempo anche molto fine. È un réglame, come vedete, direzionale, sempre con il verso sinistra e verso destra, con in mezzo una trecettina di riferimento, vedete, una trecettina di riferimento con i piccolini forilini, ma intorno non ci sono i buchettini, solo la trecettina con dei forilini. Ora lo andremo a realizzare insieme. Come sempre partiamo dall'avvio delle maglie. Per questo campioncino farò il solito 12 maglie, perché dopo si va a allargare. Quindi avviamo 12 maglie e ci vediamo. Eccoci qui, abbiamo fatto avvio di 12 maglie. Ora facciamo un piccolo bordino per questo campioncino. Eccoci qui, abbiamo fatto il nostro bordino a maglia rasata. Partiamo con realizzare réglame. Maglie di vivaglio, faccio le prime 3 maglie a lavorazione per il diritto come si presentano. 2, 3. Ora, vedete, devo fare un aumento di queste, un aumento per il réglame. Con questo metodo devo praticamente entrare dentro a due maglie, entro con il ferro di destra dentro a due maglie e li allargo un pochino così. Ora, vedete, mi mantengo con la mano di sinistra perché dovrò con il ferro di destra entrare da davanti verso il dietro, agganciare il filo e fare questa maglia per il diritto così. E attenzione, non è finita qui, perché non dobbiamo far scendere la maglia dal ferro di sinistra, la teniamo lì. Però intanto vedete che abbiamo già creato una maglia per il diritto su ferro di destra. Ora faccio un gettato, vedete, e torno nell'asola da davanti e creo questa maglia con aggancio da dietro, vedete, e ora ho 3 maglie da 2 che ho unito, ho creato 3 maglie, quindi abbiamo aumentato di una maglia. E intanto, aumentandolo in questo modo, gli ho dato anche la direzione verso destra. Ora uso il marca punti, lo metto in mezzo perché così non mi confondo e non devo tener conto delle maglie. Ora, vedete, ora stessa cosa dobbiamo fare qui, perché dobbiamo fare un altro aumento, però con direzione verso sinistra. Quindi entro dentro e lavoro per il diritto le maglie 2 insieme, normalmente entrando qui da dietro e facendo l'aggancio, guardate, entro, aggancio e faccio una maglia per il diritto, eccola qua, gettato, e un'altra lavorazione sempre nelle stesse asole, vedete. Quindi qui l'ha fatto normalissimo, facilissimo da fare, e questa adesso faccio scendere, vedete, adesso cade così sul ferro di destra, abbiamo 3 maglie, da 2 ne abbiamo creato 3. Ora concludo il ferro con le maglie così come si presentano per il diritto. Adesso il ferro, vedete, guardate, questi sono i nostri aumenti con già la direzione, si può già intravedere la direzione che sta prendendo il campioncino. Ora, il ferro di ritorno, come in qualsiasi aumento, va lavorato così come si presenta, a rovescio, senza aumenti, perché come ricordiamo, aumento va fatto sempre sul diritto del lavoro,
che poi varia o un ferro sì o no, oppure come potete vedere anche in un altro tutorial che ho fatto, ci sono quelle volte in cui si salta anche più ferri prima di tornare a rifare un aumento. Comunque, adesso in questo tutorial noi facciamo tutto il ferro a rovescio come si presenta, vedete, anche i gettati, guardate, rovescio, anche il gettato sempre a rovescio. Eccoci qui. Ecco, siamo di nuovo sul diritto del lavoro e abbiamo le maglie in più, una da sinistra e una da destra. Ok, iniziamo su questo di nuovo fare aumento, quindi torniamo a rifare, stessa tecnica, però stavolta avremo più ferri prima di fare aumento, più maglie, scusate, vedete ci sono più maglie da lavorare per il diritto come si presentano prima di fare l'aumento, perché l'aumento andrà fatto sempre con due maglie prima del marco a punti. Ecco, ora vedete, faccio la stessa cosa io, per riuscirlo a fare bene preferisco allargare un pochino con il allargo un po', vedete, poi vado da davanti, vedete, da davanti, giro il ferro da davanti, entro dentro, aggancio il filo da dietro, creo questa maglia per il diritto. È lavorato in questo modo particolare che ci permette dare la direzione al nostro aumento verso destra, perché se non lo facciamo saranno tutti girati verso sinistra come facciamo dopo il marco punti. Quindi abbiamo fatto la maglia, il gettato e torniamo a fare un'altra maglia e solo ora facciamo scendere la maglia dal ferro di sinistra ed ecco un altro aumento, vedete, facilissimo e anche molto molto bello. Ok, stessa cosa di prima facciamo anche qui. Guardate, dobbiamo fare verso sinistra, quindi entriamo normalmente da davanti, scusate, da dietro, così entro in mezzo, lo aggancio e faccio questa maglia per il diritto normale, un gettato e un'altra volta. Quindi la tecnica è quella, si entra dentro a due maglie e si passa più volte dalle stesse asole e si creano da due a tre maglie direzionali. Ora concludo il ferro con la lavorazione come si presenta per il diritto. Ora, stessa cosa, seguiamo così come si presenta il diritto del lavoro, si fa tutto a rovescio, il ferro di ritorno, scusate. Ed eccoci di nuovo con il ferro di andata, con il avanti del lavoro. E torniamo a rifarne un altro aumento insieme. Allora, sempre come si presenta, ok, quindi io faccio per il diritto tutte le maglie per il diritto e anche stavolta sarà uno in più di prima, le faccio tutte per il diritto. Quando arrivo che mi mancano due prima del segno punti faccio la stessa cosa, devo fare l'aumento di unendo due, quindi guardate, entro da davanti, faccio la lavorazione per il diritto normale, non faccio scendere, faccio subito un gettato e torno a fare un'altra lavorazione ed ecco, da due ne abbiamo creato tre direzionali. Ok, poi la stessa cosa qui, come ricordiamo quello di sinistra è ancora più semplice, facciamo, entriamo subito nell'asola e facciamo uno, gettato, due, ed ecco, un altro aumento e un altro, vedete, un altro aumento. Ora concludo il ferro normalmente per il diritto e vediamo il risultato. Ed ecco, vedete, dopo solo tre aumenti abbiamo già aggiunto le maglie in più,
abbiamo già iniziato a vedere la divisione in mezzo, direzione a destra e a sinistra, e vediamo anche creazione della nostra freccettina di riferimento in mezzo, un po' trafolato così, vedete? Ora nel tutorial non facciamo altro, perché è sempre lo stesso, la tecnica è sempre la stessa. Adesso il ferro di ritorno sarà con la lavorazione normale a rovescio senza nessun aumento. Poi, quando ci ritroviamo di nuovo con il ferro di andata, torneremo a rifare lo stesso aumento. E così procediamo per tutto il lavoro che ci serve per realizzare il nostro progetto. E vedrete che più si va avanti, più prende la forma, e ci sono queste due direzioni, per cui infatti ho fatto un po' di più per farvi proprio vedere come si divide e come si vede bene. Spero che questo video vi è piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile, e grazie di essere rimasti con noi fino a fine, e ci vediamo con il nuovo video.